Partito Democratico è succube dei diktat dei 5 Stelle, come dice Calenda. Sono contenta che ci sia tutto questo interesse. Vi aspetto dentro per la conferenza stampa. Campolargo regge ancora. A dopo. È diventato campo stretto. A volte ci stanno tutti, a volte questo non accade. Non smetteremo di parlare con nessuno, noi continueremo a parlare con tutte le forze alternative alla destra. Avete creato un campo stretto alla fine in Basilicata? Anche questo campo stretto potrà vincere senza Calenda e Renzi? Beh, in Sardegna mi pare che è andata bene. Quindi sono loro le zavorre del campo largo? Non voglio dire questo, dico solo che in Sardegna è andata bene. Calenda ha detto che il più grande partito riformista subisce i diktat e i veti del Movimento 5 Stelle, siete d'accordo? Calenda mette un veto... Allora? Non si può cambiare come una banderuola al vento posizione soltanto perché non si è ottenuto quello che si voleva. Voi volete veti? Grazie. Possiamo veti, noi poniamo progetti per il paese. Lì c'è un nodo nel rapporto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che è problematico. Il Movimento 5 Stelle sembra disponibile a stare in coalizione solamente quando i candidati presidenti sono i suoi e questo ovviamente non è accettabile. Sul piano locale non abbiamo scelto né il campo largo né il campo stretto, scegliamo i candidati. Il più grande partito riformista, il PD, è piegato ai diktat e ai veti del Movimento 5 Stelle? Beh, lo giudichi lei, mi sembra che al momento le carte le stia dando conto. No, qui nessuno è succube di niente, non ci sono diktat, senza alleanza non hai un'alternativa alla destra, quindi ci vuole molta, molta pazienza. Diciamo che siamo quelli che ci hanno provato di più, dopodiché siamo come al solito, rischiamo di rimanere soli, questo a me dispiace. Questi veti incrociati sono veramente sconfortanti. Diciamo che Elish Line, anziché valorizzare i propri narcisismi come fanno altri leader, mette a disposizione il Partito Democratico. Il campo largo si è formato a destra, però nel centro-destra. Ma anche quello, però, se vede bene, è un campo stretto, è diventata una cosa sovranista. Il campo largo alla fine l'avete fatto voi in Basilicata. Credo che ci sarà più coesione sul programma in questo campo nostro piuttosto che dall'altra parte. Se i nostri candidati piacciono anche all'opposizione, siamo solo contenti. Se l'aspettava il fatto che Calenda sostenesse Barbi? No, non me l'aspettavo. Ne prendiamo atto, ma confidiamo di tenerlo nel campo del centro-sinistra. Auspico che anche Renzi si senta del centro-sinistra. Il campo largo però è diventato strettissimo in Basilicata. È colpa anche del PD, che è succube dei diktat, veti, dei 5 Stelle, come ha detto Calenda. Il PD sta dando il sangue per il campo largo, grazie.